avrò l'assetto di quello che hanno i fotografi della street photography americana, quelli che girano a New York con la GoPro attaccata al petto e fanno vedere la soggettiva della macchina fotografica. Proverò a fare lo stesso, anche se purtroppo non sto a New York, quindi insomma mi devo accontentare di quello che trovo qui a Roma. Probabilmente l'audio farà schifo perché non ho il media mode, ma insomma io preferisco la configurazione snella della GoPro, quindi se l'audio fa schifo, amen. Vedremo come sistemarlo. Allora, la passeggiata sta andando bene. Sono molto 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 arrugginito, soprattutto nella street photography e soprattutto perché sto cercando di fotografare con il dorso della macchina fotografica a favore della GoPro per far vedere quello che inquadro. Quindi una serie di circostanze estremamente negative. Anche perché il sole picchia, lo schermo non si vede benissimo, l'esposizione la faccio a occhio, calcolando più o meno sole, troppo cielo, troppa terra, ombra, quindi salgo e scendo di uno o due stop rapidamente. E una cosa che mi ha sempre affascinato di Roma, essendoci ho vissuto, sono i monumenti, nel senso che sembra brutto dirlo, ma alla fine mi ci sono abituato, cioè tutti i monumenti maggiori, il Colosseo, il Foro Italico, che sta qua alle mie spalle, perlomeno un pezzo di Foro Italico alle mie spalle, e che ne so, Fontana di Trevi, Castel Sant'Angelo, sono tutti monumenti che ho visto, rivisto, e alcuni vedo praticamente quasi tutti i giorni perché muovendomi ci passo davanti. Quello che mi affascina è che le persone che vengono fuori da Roma vengono per fotografare i monumenti, che poi si portano a casa le stesse foto che fanno tutti quanti, perché insomma i monumenti ai punti di vista standard più o meno sono quelli. Non che giudichi questo comportamento, anzi è giusto che ognuno voglia la propria foto del Colosseo, anche se quella foto del Colosseo è uguale a mille altre, però è la foto che ha fatto, insomma, che ho fatto io, ecco, questo è quello che pensa il turista. E quello che mi affascina però a me è fotografare i turisti che guardano Roma, che vedono magari i monumenti per la prima volta. Sono cose che mi affascinano, infatti nella mia street photography di solito tendo a scattare foto di turisti che fanno foto, si fanno selfie davanti ai monumenti e magari il monumento neanche si vede nelle mie fotografie. Quindi è un tipo di osservazione che mi affascina, che voglio provare a fare.